Hanno rotto le scatole. 150esima puntata delle Frit. Ciao Marco. Ciao Pietro, un botto 150. Esattamente. Bentrovati a tutti. Oggi parleremo di piattaforme e di Amazon, quindi puntata diritti e lavoro delle vostre Frit. Per questo abbiamo il nostro ospite speciale. Abbiamo un ospite speciale questa volta. Esatto. Allora, partiamo subito, Marco, dicendo che sia Amazon che le varie piattaforme di delivery, di consegna delle merci, sono le realtà economiche vincitrici in qualche modo in questo periodo di pandemia. Fatturati in aumento, profitti in aumento, sono stati considerati addirittura lavoratori indispensabili, quindi hanno avuto in moltissimi paesi la possibilità di continuare a operare anche durante i lockdown. Solo i salari e i diritti non sono andati in aumento. Esatto. Stranamente. E parleremo proprio di questo. Addirittura Michele Serra direbbe che potrebbero pagare, no? Visto l'ultimo suo editoriale su vabbè, c'è la crisi, adesso non volete tutti i ristori. Esatto. Partiamo con Amazon, che ci ha visto, insomma, in questi giorni c'è stato lo sciopero, il primo sciopero in Italia, però diciamo anche che almeno negli ultimi 2 anni, in diverse parti del mondo, i lavoratori di Amazon hanno cominciato ad aggregarsi, a richiedere i loro diritti. Poi alla fine io faccio questo esempio sempre degli Stati Uniti, no? Dove uno dei più antichi magazzini Amazon si sta conducendo una lotta tra i lavoratori per riuscire ad avere un sindacato. Cioè, qui non si parla di presa del palazzo d'inverno o prendere il possesso dell'azienda, si tratta del diritto di potersi organizzare in sindacato, cosa che in Occidente, diciamo, almeno fino a qualche anno fa, era una cosa abbastanza normale, un diritto acquisito, diciamo così. Parliamo di quello che è successo in Italia. Sì, all'inizio proprio di questa settimana c'è stato il primo sciopero in Italia, come sempre c'è il balletto delle cifre. Le organizzazioni dei lavoratori hanno parlato di adesioni che vanno dal 70 al 90%, specialmente nel nord e specialmente fra i driver. La Amazon ha detto 10-20% di adesioni. A parte il solito gioco politico delle cifre, come quelle, come quando ci sono le manifestazioni, le cifre che dà la questura e quelle che è, c'è sicuramente una differenza rispetto a che cosa, a chi si considera. E da qui entriamo in una delle questioni. Con Amazon lavorano moltissimi lavoratori, ma lavorano moltissimi lavoratori con contratti e con situazioni lavorative profondamente differenti. Fra i contrattualizzati ci sono 3 tipi di contratti differenti. C'è chi lavora col contratto delle telecomunicazioni, e sono soprattutto quelli che sono addetti alla gestione, alla gestione informatica, i siti, la capacità di fare gli acquisti, tutto quello che c'è dietro o nell'etere, come dire. C'è chi ha il contratto del commercio e c'è una gran parte, la maggior parte di quelli che lavorano per Amazon, che hanno il contratto della logistica, chi gestisce i magazzini e i driver, che sono, io ho trovato come cifre intorno ai 16.000, un po' più di 16.000, e che normalmente non sono direttamente con un contratto con Amazon, ma con le società che per Amazon gestiscono il trasporto. Qual è il casus belli dello sciopero? È non solo il fatto che appunto Amazon sta guadagnando delle cifre paurose, ma che in Italia almeno il tentativo è quello di considerare i festivi e la domenica come giorni normali, cioè non pagare chi lavora in quei giorni con lo straordinario dovuto al fatto che lavori in un giorno di festa, perché il ciclo è continuo, perché è il 24 su 24, 7x7, e chi se ne frega se domenica tu c'hai famiglia, sarebbe l'unico giorno che riesci a stare con i bambini e con la tua compagna, compagno, questo non è un problema.
L'altra cosa fondamentale per chi lavora sia nei magazzini che nelle consegne è il fatto che il signor Amazon non è Jeff Bezos e il suo management, ma è il signor algoritmo, nel senso che i tuoi ritmi lavorativi sono determinati sostanzialmente da un algoritmo che decide quanti pacchi, ad esempio nel caso dei drivers, tu devi consegnare. La media sulla giornata lavorativa, che teoricamente sarebbe di 9 ore, anche se leggendo come è organizzato il lavoro, per esempio i driver devono arrivare prima perché devono prendere in consegna il furgoncino con il quale fanno le consegne, devono vedere se il furgoncino c'ha dei problemi, cose varie, ma quello è gratis. Si parla di medie di 180-200 pacchi al giorno. Fate un calcolo, dividetelo sulle 8-9 ore, quanti pacchi all'ora sono e quanti pacchi al minuto che devi consegnare. Logicamente le ore sono così, per dire, perché in realtà si lavora a cottimo. Si lavora con la quantità di pacchi che l'algoritmo decide che tu devi consegnare quel giorno. Questa è la condizione lavorativa classica di chi lavora per il signor Bezos. Questa è la situazione Amazon. Ora andiamo alle piattaforme di delivery. Diciamo anche lì, negli ultimi anni, in diversi paesi europei, si sta cercando di mettere una pezza sul fatto che queste persone siano considerati degli indipendenti. Cioè, perché se tu c'è un algoritmo che ti dice dove devi andare, quando devi andare, quante volte ci devi andare, se il motorino te lo do io, se gli indumenti di lavoro te lo do io, non si capisce perché queste persone dovrebbero essere considerate indipendenti. Quindi c'è stato in Spagna un tentativo di riuscire a invertire la questione, che è l'azienda che deve dimostrare che non è un lavoratore dipendente, non il contrario. Qualcosa è successo anche in Gran Bretagna, però insomma c'è un gran movimento all'interno del mondo dei diritti dei riders, però anche qui in Italia è successo, diciamo, un unicum anche lì. Il governo Conte 2 nel settembre del 2019 aveva introdotto un provvedimento legislativo nel quale si diceva chiaramente i dipendenti delle piattaforme di distribuzione, cioè quindi quelli che vengono chiamati in linguaggio corrente i riders, cioè quelli che però ci vediamo con la bicicletta, con dietro il pacco che ci portano quando noi decidiamo di ordinare una pizza o il cinese e ci portano da mangiare. Allora, questi sono lavoratori dipendenti. Non possono essere considerati lavoratori autonomi e li si obbliga anche a aprire partita IVA con tutti gli annessi e connessi legati alla libera professione. Esatto. Che succede però? Succede che le varie piattaforme si riuniscono nella Asso Delivery, che è un'associazione, una piccola Confindustria di queste piattaforme, che tiene insieme le grandi piattaforme tipo Deliveroo, Uber Eats, Glovo e queste cose, e fa un bell'accordo con un sindacato. Sindacato particolare, l'UGL. Che è l'UGL? Diciamo che è CGL, CISL. No, l'UGL è la vecchia trasformazione della CISNAL, che era il sindacato fascista, quello dell'MSI. L'UGL è quello che si è staccato, poi non è più collaterale come era la CISNAL ai suoi tempi, è il sindacato della la famosa Polverini, no? La Renata Polverini, quando poi era la leader dell'UGL prima di diventare la tristemente nota presidente della regione Lazio. L'UGL ha fatto un contratto bidone e contro questo, anche contro questo accordo, oggi, proprio il giorno che giriamo questa puntata, cioè venerdì, c'è il primo sciopero, c'è uno sciopero dei riders in Italia per rivendicare i loro diritti. Abbiamo da un lato i vincenti, le piattaforme e Amazon che hanno fatto tanti soldi, dall'altro lato i lavoratori che sono stati considerati lavoratori essenziali, e aperta parentesi,
ci fu bisogno di una battaglia all'inizio del lockdown per ottenere che le piattaforme dessero gratuitamente mascherine e guanti a questi lavoratori. E logicamente questi lavoratori, sia quelli di Amazon che quelli dei riders, così come le cassiere dei supermercati, non fanno parte delle grandi corporazioni che riescono a farsi vaccinare prima, tipo gli avvocati, i giornalisti, esatto, i professori universitari. Ma questo è un altro discorso, ci faremo un'altra puntata. È interessante vedere come fra i vincenti fortunatamente si riattiva un principio di partecipazione, organizzazione, di lotta forte per rivendicare i diritti anche da questi lavoratori, che sono l'esempio classico di quando si diceva la scomposizione del mondo del lavoro, perché sono spesso e volentieri automizzati, e singole persone che non riescono a rimettersi insieme. Invece fortunatamente questi lavoratori stanno aggregandosi. E fra l'altro, altra nota, ultima nota di colore, è il fatto che moltissimi, specialmente fra i riders, sono anche lavoratori immigrati che fanno giustamente, stanno dentro le grandi lotte che stanno portando avanti queste associazioni di lavoratori. Sì. Io direi che possiamo chiudere questa puntata anche con un'altra notizia, perché in diversi paesi, almeno dell'Europa occidentale, diciamo, si stanno creando anche sotto spinta di comuni, municipalità, eccetera, delle organizzazioni di riders autonome, delle cooperative sostenute dal pubblico, che possono via via in teoria sostituire un pezzo di, o far parte di un pezzo del sistema di delivery, però con diritti e salari che sono in linea con quelli che dovrebbero essere. Quindi diciamo che nei posti più illuminati questo è un tentativo che sta cercando di fare. Noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata, un saluto a chi ci ascolta a Radio Mire il lunedì pomeriggio e ci vediamo alla prossima puntata. E un saluto anche ai lavoratori in lotta. Eh beh, chiaro. A presto.